Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Siamo in compagnia di mister Nuzio Zevettini, possiamo dire un nostro amico, lo diciamo anche qui in diretta. Oggi mister possiamo dire che ha vinto il Bisceglie perché è la squadra che ci ha creduto di più rispetto alla Juve Stabia in questa vittoria. Sì, devo dire che per noi è una vittoria importante. Venivamo da tre partite dove i risultati non ci avevano premiato. E oggi credo che abbiamo fatto una buona partita, un buon primo tempo dove siamo stati molto propositivi. Il secondo tempo siamo stati bravi a gestire la partita e alla fine potevamo anche fare qualche gol in più. E non era facile sinceramente perché temevo molto sta partita, perché la Juve Stabia ha una grande capacità di non far giocare le squadre e si propongono bene nelle ripartenze, quindi credo che sarà per tutti difficile, sarà difficile per tutti battere questa Juve Stabia. Ecco, un buon inizio di stagione con quelle due vittorie consecutive, Bisceglie prima in testa, poi è successo un qualcosa, ecco, forse nella testa anche dei calciatori. Oggi questa vittoria che può significare per i Bisceglie? Allora, la vittoria di oggi per noi deve significare di avere ancora più consapevolezza sull'indirizzo del lavoro che abbiamo dato. E vogliamo cercare di essere propositivi in campo, abbiamo l'obiettivo di salvarci, ci vogliono secondo me 43 punti, adesso siamo arrivati a 10 punti, credo un bottino discreto per una neopromossa. E, probabilmente a noi la sosta ci ha danneggiato, siamo stati 2 settimane ad allenarci su un campo differente, quindi credo che quello ci ha tolto un po' di smalto, un po' di reattività. E poi c'è da considerare che il campionato è molto difficile, ogni partita è diversa dall'altra, devi incontrare squadre che magari hanno grande qualità, altre hanno grande fisicità, conoscono il campionato, calciatori furbi, importanti, quindi noi sappiamo di dover crescere tanto. È chiaro che con le vittorie si può lavorare con più serenità. Ecco. Ecco, anche oggi abbiamo visto un Partipiro non al 100%, quando sarà disponibile che può fare questo Bisceglie? Purtroppo Anthony dopo le prime due partite ha avuto questo infortunio alla caviglia che lo sta condizionando tantissimo. Aspettiamo, è sulla via di guarigione, è chiaro che non è al 100%. E quindi per una matricola come noi è importantissimo avere tutti i calciatori e quindi mi auguro che Anthony e tutti gli altri possano ritrovare la forma ottimale prima possibile, anche perché già da sabato ci aspetta una partita durissima. Si aspettava invece una Juve Stabia così remissiva, ecco, meriti al Bisceglie, abbiamo detto che ci ha creduto di più, però tanti errori da parte della Juve Stabia. Ma devo dire che il primo tempo credo che è stato merito del Bisceglie, anche se la Juve Stabia, come ho detto prima, è difficilissimo giocarci contro perché si chiude bene, toglie i riferimenti, quindi poi si ripropone bene avendo giocatori anche di qualità lì davanti. E io non l'ho vista remissiva, do più merito al Bisceglie del primo tempo. Secondo me la Juve Stabia è cresciuta molto. Però noi siamo stati ordinati a gestire la partita e alla fine, sicuramente complice l'espulsione, potevamo fare qualche gol in più, però credo che sarà per tutti dura incontrare questa Juve Stabia. Volevo approfittare per mandare un saluto ai tifosi, sì. e augurare veramente alla squadra, che è una squadra gloriosa, di poter tornare quanto prima nel posto dove merita.